È un condominio molto particolare, era all'epoca, perché poi adesso è stato venduto, ma abbastanza di recente, cioè nel 2006, cioè dopo 20 anni dei fatti, ed era di uno stabile di proprietà dello IOR, cioè la banca, cosiddetta Banca Perché Vaticana. diciamo dello IOR, mezza Roma è proprietà del Vaticano, No, perché è questo era proprio dello importante? Ecco, perché è IOR. importante? No, perché era anche un condominio, diciamo, molto in condominio. Sì, era un condominio molto ben frequentato, diciamo così, perché a parte i cardinali che avevano lì l'abitazione, lo stesso Morcinkus che poteva avere un appartamento, diciamo, di rappresentanza lì, oltre alla sua casa ufficiale, eccetera, c'erano la sede di alcune società legate a, diciamo, al apparati militari americani, c'era un grosso personaggio legato ai servizi segreti libici, cioè era un Un po' come la condominio. palazzina di Via Gradoli, dove c'era tanta gente, insomma. Esatto, ed era soprattutto una palazzina al di sopra di ogni sospetto. È una palazzina in cui il carceriere di Moro, Gallinari, torna addirittura 6 mesi dopo l'assassinio, quando cade la base milanese di Montenevoso, e si rifugia lì per diverse settimane nell'autunno, tardo autunno del 78, quindi evidentemente era particolarmente ritenuto sicuro. Ecco. E Ah, lo lì, era senz'altro. e lo era senz'altro. Si è molto spesso detto che c'erano luoghi coperti da immunità diplomatica nel caso Moro. In effetti questo non era un luogo extraterritoriale, però naturalmente era un luogo al di sopra Ci di ogni. andavano con i piedi di piombo, diciamo. Esatto. Per gli ascoltatori, scusa l'interruzione, che si fossero collegati adesso, stiamo parlando con Maria Antonietta Calabrò. Stiamo partendo da un libro, come ci piace spesso partire, Moro, il caso non è chiuso, la verità non detta, editore Lindau, però si parla del contenuto di questo libro, ma anche di tutta la vicenda un po' in generale. Abbiamo citato la seconda commissione parlamentare d'inchiesta, presieduta da coautore Giuseppe Fioroni. Sui giornali è stata presa un po' sotto gamba questa commissione, spesso svillaneggiata. Comunque i suoi lavori seguiti e non seguiti. Sì, quando c'era qualche personaggio particolare, i giornalisti affluivano nella sala stampa dove potevano seguire attraverso i monitor, però insomma non è stata seguita come meritava. Come ti spieghi questo disinteresse? Perché ormai basta, è successo 40 anni fa, non interessa più uno, oppure invece. Allora, in parte sicuramente questo, perché sì, va bene il caso Moro, ancora il caso Moro, perché parliamo ancora del caso Moro. Allora, questo sicuramente, un pochino perché fa emergere quello che è stato l'accordo sulla verità dicibile che è stato fatto, e, diciamo, tra apparati dello Stato, brigatisti, giornalisti, eccetera, per cui insomma è bene non rivangare su queste cose. Però perché noi invece ne parliamo ed è di interesse? Perché appunto questo è un fatto, cioè è il fatto storico più importante dopo il delitto Matteotti ad aver cambiato la storia d'Italia. Cioè, il delitto Matteotti per la, diciamo, ascesa del fascismo, per il consolidamento del fascismo, e il sequestro e l'assassinio di Moro come delitto che ha, diciamo, indirizzato come fosse uno scambio di un binario su un'altra linea la storia d'Italia. Però, comunque, a prescindere da questo, è importante ed è necessario un dato semplicemente, tra mille virgolette, di conoscenza, anche di come ci hanno impedito per 40 anni di sapere le cose. Insomma, non vorrei essere troppo enfatico, ma mi fa sempre pensare alla vicenda Moro un po' al caso Kennedy, dove a un certo punto una gran confusione, un gran polverone. Una nebbia e non si riesce mai a trovare il bandolo che mi porti alla vita. Esatto, allora questa è la cosa fondamentale. Su Moro, a
parte la narrativa ufficiale concordata tra appunto brigatisti e apparati dello Stato e parte dei giornali, dei giornalisti eccetera, c'è una cosa molto importante, è fiorita una bibliografia con le cose più strampalate, cioè con quello che Fioroni chiama il depistaggio per esagerazione, cioè se tu o minimizzi del tutto o massimizzi, allora entra in campo la spectre, capisci? Allora a quel punto, vabbè, cioè tutto è possibile, la notte nera in cui tutte le vacche sono grigie, eccetera, eccetera. Però intanto emerge un fatto anche dai lavori della Commissione, da questo libro. Muovi in quei 55 giorni, e bisogna sottolinearlo, un comitato che si autodefinisce gli amici di Moro. Non è lui, non lo riconosciamo, è impazzito, è plagiato, è drogato, scrivo uno, ma il pensiero è di un altro. Invece Moro era perfettamente lucido, era lui. Assolutamente. Come prima, riusciva in quelle condizioni drammatiche, perché sapeva... Drammatiche ma confortevoli, voglio dire, dal punto di vista della prigionia. No, sì, però esatto. Mentalmente, sai che... sei in mano dei terroristi, certo, hanno appena ammazzato tutti gli uomini della scorta, che sono anche persone di cui eri in confidenza, ecco, non erano i primi capitati. E sai che c'è una pistola di fatto puntata sulla tua testa e magari sei anche consapevole che la partita non la giocano solo i terroristi, la giocano anche gli altri e forse ci possono essere interessi convergenti a che tu non esca vivo da quella situazione. Una battuta... forse da un male possiamo ricavarne un bene, può darsi che qualcuno abbia potuto pensare, eppure riesce a mantenere i nervi saldi. A un certo punto, leggendo le sue lettere, i suoi documenti, sembra quasi che sia lui a condurre in prima persona la trattativa e che i brigatisti dicono, vabbè, fai, vediamo. No, questo è documentato perché lui chiede, per esempio, l'intervento di Giovannone, perché il colonnello del Sismi che stava a Beirut, esatto, ed è l'unico e ultimo tentativo reale di arrivare a trattare con quelli che avevano... Moro, cioè che potevano decidere del destino di Moro, tant'è vero che Giovannone cerca di avere un contatto e riesce a arrivarci con Wadi Haddad, che era il capo del più estremista formazione estremista palestinese, che era a Berlino, che era un agente del KGB come risulta dal Mitrokhin e che viene ucciso durante il caso Moro a Berlino Est, dove lui abitava, quindi sotto il controllo della Stasi di Wolf. Frank Wolf e Mark Wolf. E perfetto, quindi intanto cominciamo a riconoscere che Moro era lui. Poteva piacere o non piacere quello che faceva, ma era perfettamente... I dati di fatto, perché questo, diciamo, questo libro porta dei dati di fatto, come il luogo della prigionia. Ecco, ci arriviamo. Ecco, perché no, un uomo in una situazione già di stress completa come è quello del rapimento, non può gestire un pensiero complesso quale quello che emerge dalle sue lettere, dal fatto che lui abbia imbastito lui stesso la trattativa, l'intervento di Giovannone, eccetera, in una condizione di essere rinchiuso in un pertugio di un metro per due. E qui entra la mitologia del famoso memoriale. Del memoriale di Montalcini, esatto. Allora, in più... grandi giornalisti come Sandra Bonsanti già nel 78 e poi nel 79, cioè lei era capo dell'ufficio romano del Giorno all'epoca, che era il quotidiano dove Moro scriveva, e lei scrisse una serie di articoli e ha consegnato alla commissione Moro 2 la sua agendina con i suoi appunti, in cui si poteva dimostrare che Moro, per esempio, è stato assassinato molto vicino a via Caetani. Non poteva aver fatto la macchina quel tragitto. Il percorso da via Montalcini fino a Punta. Esatto. In più, in via Montalcini sono state fatte le prove dei RIS dei carabinieri per la commissione e si dimostra che, per come era il garage nel 78,
la macchina, cioè la Renault rossa famosa, non poteva essere lì aperta per permettere l'assassinio di Moro, per tutta una serie di motivi, cioè perché i colpi, bisognava tenere aperta la basculante, la porta, sì, la porta basculante del garage, perché i colpi, anche se silenziati, si sarebbero sentiti a quell'ora del mattino, perché il delitto, nel condominio poi, ecco, c'era traffico, persone che andavano, sì, venivano, quindi. Però anche a quell'ora presto, era una, comunque eravamo già in primavera inoltrata, lì è vicino a Villa Bonelli, quindi ci sarebbe stato tutto, era molto rischioso, insomma. Era molto rischioso, in più rischiavano gli stessi brigatisti, perché se la basculante fosse stata chiusa, i colpi di rimbalzo avrebbero potuto colpire loro stessi, tant'è vero che il personale del RIS, cioè i militari del RIS, hanno dovuto fare le prove a basculante totalmente aperta per evitare di essere colpiti dalle armi, dai colpi. E poi comunque anche tutto il percorso di chilometri con il un corpo cadavere di Moro, ma poi l'autopsia che ha rivelato che, diciamo, Moro era in perfetta forma fisica, esatto, incompatibile con uno che stava annicchiato. Un uomo di quell'età, esatto, che sta fermo per 55 giorni, quindi per quasi 2 mesi, ha un tono muscolare andato, sì, mentre lui era persino abbronzato. Ma a questo punto la domanda banalissima: che problema c'è a riconoscere che Moro è stato tenuto prigioniero in un luogo, in un altro luogo, in un altro luogo? Perché noi ufficialmente sappiamo solo del covo di via Montalcini, ma a 40 anni di distanza, 50, quanti ne sono passati, non mi ricordo più, 40, non sappiamo neanche quali altri covi ci sono stati dove Moro poteva scrivere, non comodamente, cioè in una situazione che permettesse di elaborare un pensiero, diciamo. Per quale ragione uno mi deve negare? Allora, sono passati tanti anni, però molti protagonisti sono ancora vivi di quella storia, e il reato di strage, perché di questo parliamo, non solo dell'assassinio di Moro, ma della strage, della scorta, eccetera, è un reato che non si prescrive. Tanto è vero che sono ancora in corso presso la Procura di Roma una serie di indagini, e quindi questo fatto pone dei problemi di sicurezza, nel senso di comodità di vita, per alcuni dei protagonisti. Noi abbiamo uno dei protagonisti almeno della prima operazione, quella di Via Fani, e quindi la strage, lasciamo perdere poi il delitto Moro in quanto tale, che è un tale signore Alessio Casimirri, che sarebbe interessante nel tempo che abbiamo cercare almeno di abbozzare. Questo è un personaggio, da come mi ricordo, che fa parte delle Brigate Rosse, fa parte del comando che sequestra Moro, poi a un certo punto si sente il fiato sul collo, si rifugia a Parigi, però senza documenti, nella versione ufficiale che ho sentito, senza documenti, senza particolari risorse economiche e finanziarie, riesce a sbarcare a Mosca, nella Mosca comunista, sta 2 o 3 giorni nell'aeroporto e nessuno lo disturba, si imbarca su un volo, credo delle linee aeree o cubane o nicaraguegne, sì, sbarca a La Habana, sta un attimo lì e poi va a Managua. A Managua riesce a stare sotto il regime sandinista e ci può stare, protetto da rivoluzionari che potevano avere, non so, come Cesare Battisti con Lula, per dire. Sì. Poi però rimane sempre in Nicaragua, quando al posto dei sandinisti c'è la Chamorro, che era legata a filo doppio con Reagan e quindi non aveva nessun interesse e simpatizzazione. Poi continua a starci adesso, che c'è Ortega, ma che non è più sandinista, non si capisce bene cosa sia, certamente non è un liberale, è un mezzo dittatore. Insomma, lui sopravvive a tutti i cambi di potere che ci sono a Managua, tranquillo, ogni tanto riceve qualche funzionario dei servizi segreti italiani, dice mezza parola, però sta lì, ha ottenuto un permesso di cittadinanza in maniera molto avventurosa. Personaggio strano, non ha fatto un'ora di galera, non dice niente, ci racconta in 2 o 3 interviste delle gamballe. Tra l'altro lui ha 6 ergastoli. Poi è figlio, questo lo lascio dire a te. Sì, è figlio del numero 2 della sala stampa vaticana per 30 anni sotto 3 papi. Torniamo, cioè, da Vaticano, da Pio XII a Paolo VI. Quindi torniamo in ambito Vaticano, e
E questo signore, tra l'altro, attualmente, cioè adesso quando ci sono state le rivolte contro Ortega in Nicaragua nel 2018, con 300 e passa morti tra i manifestanti, eccetera, cioè era insomma un punto di riferimento per le, come si chiama, le armate, le bande paramilitari pro Ortega che hanno costituito, diciamo, la testa d'ariete contro i manifestanti. Lui è sempre rimasto lì e lui ha un potere immenso in Nicaragua. Però, Personaggetto. Bel personaggetto, sì, dico. però secondo me la cosa più interessante è che è il Nicaragua la cosa più interessante, cioè nel senso che in Nicaragua finiscono le due grandi storie criminali italiane del secondo dopoguerra. Quindi quella di Moro con Casimirri e la sua moglie Rita Algranati, che poi si distanzia da lui, se ne va Viene perché catturato poi in Algeria, mi in pare. Algeria con il nuovo compagno, eccetera. Ma anche l'Algranati faceva parte del comando di Via Fani con il mazzo di fiori che doveva dare il segnale del passaggio delle auto, eccetera. E lui non solo. Cioè finisce lì lui, ma finiscono anche i soldi sottratti al Banco Ambrosiano di Calvi, cioè il miliardo di dollari sfumati nell'81, lui arriva lì nell'82, dalla banca di Roberto Calvi, finiscono all'Ambrosiano Group di Managua. Quindi non è il Banco Andino, come si è sempre detto, l'ultimo approdo dei soldi di Calvi. No, è l'Ambrosiano. Questo risulta Questa è una ufficialmente. coincidenza o c'è un link tra i due episodi? Ma io direi che c'è un link, cioè nel senso che è proprio. Cioè, guarda caso, attualmente il figlio di Licio Gelli è ambasciatore del Nicaragua in Canada. Quindi, cioè. Comunque è impressionante Un questa cosa. italiano è ambasciatore di un paese Sì. centroamericano nel Nord America. Nel Nord America. Capito? Va bene. Ecco, quindi abbiamo queste. Comunque negli stessi anni arrivano lì tutte e due le storie. Ma la cosa più interessante che potrete leggere nel libro, nel capitolo Il figlio del capitano Corelli, è chi è veramente il padre. Di Casimirri, Alessio, il terrorista, eccetera, perché l'ha detto lui, quindi non è una speculazione, è il personaggio a cui si è ispirato un autore inglese che ha scritto un romanzo che si chiama Il mandolino del capitano Corelli, da cui è stato tratto il film ultra famoso con Penelope Cruz E e Nicolas Cage. Nicolas Cage. Quindi è un personaggio che è sfuggito all'eccidio di Cefalonia. Infatti il figlio ha detto, forse ho preso da mio padre che sono bravo a fuggire, no? Però noi sappiamo che l'eccidio di Cefalonia è uno Stiamo dei. parlando Seconda Guerra Mondiale, i nazisti che massacrano gli italiani Esatto, dopo l'8 settembre, insomma. in Grecia. Ed è un episodio un po' oscuro della storia italiana della Seconda Guerra Mondiale, tant'è vero che è rimasto un po' nelle retrovie Abbiamo fino a dovuto che. aspettare Ciampi che ha Esatto, inventato. perché evidentemente lì era successo qualcosa di non. Ecco. Però per dire, la storia di Moro, dell'assassinio di Moro, del sequestro Moro, è una storia che affonda le sue radici nella guerra, nella fine della seconda guerra mondiale e che si sviluppa fino a che non cade il muro di Berlino. È questo che deve interessare ed è l'attualità di questa storia, perché ci permette di guardare ai fatti italiani, alle connessioni con la politica, con gli equilibri, i cambiamenti, eccetera, da Diciamo i un. poteri reali che Esatto. sono intervenuti. Ora, abbiamo parlato spesso del Vaticano, mi perdonerai, non vorrei dare l'impressione a chi ci ascolta, per chi si è messo in sintonia, si è sintonizzato adesso, Maria Antonietta Calabrò, a partire dal suo libro Moro, il caso non è chiuso, la verità non detta, Lindau editore. Dicevo, non vorrei dare l'impressione,
che dal Vaticano è arrivato l'ordine vai e uccidi. No, assolutamente. Anche perché, e qui arrivo al nodo della mia domanda, e se c'è una risposta, Paolo VI, che era il pontefice in carica all'epoca, in quei tragici fatti, era un sincero amico di Aldo Moro e ha fatto veramente di tutto, oltre che inginocchiarsi, come sappiamo, voleva fare anche di più per salvare la vita sia del Moro, leader, esponente della Democrazia Cristiana, ma il Moro amico con cui aveva diviso tanti giorni, tante settimane, tanti anni. E va bene. E arriviamo a un certo punto, allora, il pontefice che si mobilita, che fa di tutto, raccoglie anche del denaro per pagare un riscatto, una cifra enorme per l'epoca, per cercare di guadagnare la vita di Moro. Abbiamo il presidente del Senato, che è la seconda carica istituzionale, Amintore Fanfani, che è pronto ad andare al Consiglio Nazionale del suo partito e a far cambiare la linea del suo partito dalla fermezza alla trattativa o comunque un qualcosa che non fosse più la seconda carica dello Stato. Abbiamo la prima carica dello Stato, Giovanni Leone, che è pronto, dice ho la penna in mano, non per liberare i 13, 14, 20 brigatisti, ma una brigatista che non si era macchiata di alcun reato di sangue, Paolo Besuschio, ed era anche malata, quindi ci poteva stare, diciamo. E soprattutto abbiamo molti parenti delle vittime che, contrariamente a quello che si è fatto trapelare, mi darò fuoco se... No, erano d'accordo a salvare. Non è che ammazzare, sacrificare uno, ridà la vita a quegli altri. Quindi, eppure siamo alla vigilia di questo importante Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana che può ribaltare la situazione. Ecco che Moro viene ammazzato.